ormai c'è un diritto della cittadinanza, della società, dell'economia, delle imprese, delle associazioni a pretendere la velocità dei risultati, perché è troppo facile dire a distanza di 2000 giorni da 5 anni fa, beh, lo farò la prossima volta. Perché io capisco che l'opposizione possa sempre dire, beh, qualunque cosa hai fatto dovevi farlo prima. Ancora non riesco a capire perché non mi dica, ma scusa, perché non hai ridotto le tasse prima? Solo che io le ho ridotte. Quando ha governato la tua parte politica, le tasse aumentavano. Quando governava la tua parte politica, il debito della regione Abruzzo e quindi delle future generazioni abruzzesi aumentava. I costi della politica aumentavano, i carrozzoni aumentavano. Siete degli specialisti nel saccheggio delle risorse pubbliche. Vuoi fare la regione per veloce? Come? Te lo dico. Falla. Che vuoi fare facile? Come? Sì, te lo dico. Gli slogan, eccetto la qualunque, no, che fa questi slogan. Dal 26... Noi dobbiamo fare procedure che vengono dattiloscritte sui pezzi di carta, ma che generano effetti. Noi dobbiamo risanare i fiumi abruzzesi, non renderli oggetto di inchiostro sui pezzi di carta che rimangono lì impolverati e ragnatelati. Io l'unica di chi vuole parlare di fiumi puliti e poi fa di tutto per candidare il presidente dell'ACA Pescarese e il presidente dell'ATO Pescarese, artefici di una pessima gestione delle risorse idriche e soprattutto responsabili politici di un'attività che ha messo a rischio 700.000 pescaresi per quanto riguarda la salubrità dell'acqua. Tu hai incaricato quel signore. Chi è? Quel signore che si chiama, dimmelo tu, tu l'hai nominato, io non me lo ricordo come si chiama. C'era assessore al bilancio, allora lo hai nominato vicepresidente della giunta regionale. Come elemento di continuità. Castiglione lo hai scelto tu, non l'ho scelto io. È l'uomo che sostituisce da vicario il presidente molte volte preso altrove. Come che c'entra? Fa il coordinamento del tavolo del lavoro. Fa il tavolo del lavoro. Per quanto riguarda il terremoto che ha assorbito non so quanta dedizione, io adesso voglio trovare le parole giuste. Il terremoto è stata una grande opportunità, purtroppo ha generato sangue. Quando il terremoto si è scaraventato addosso all'Umbria e alle Marche, hanno avuto il rifacimento delle case, ma anche la realizzazione di un'importante infrastruttura, che è quadrilatero, che è stata al servizio delle imprese. Noi dovevamo essere più esigenti, più ambiziosi nei confronti di Palazzo Chigi e di Bruxelles. Sul terremoto non è assolutamente informato, non l'ho mai visto nei momenti difficili di questa regione e della comunità aquilana intervenire su questioni che riguardassero il terremoto. Se ancora ne ricordate in campagna elettorale, noi abbiamo avuto 500 milioni di euro dall'Unione Europea per intervenire, per dare una grande sicurezza a quelle che sono le prospettive degli aquilani, soprattutto in un contesto così difficile. E per quanto riguarda l'Emilia Romagna, un paragone che non ha senso. Le norme erano già cambiate e poi quello non è un terremoto che ha a che fare, nulla a che vedere con quello dell'Aquila. Non paragoniamo quello che è un terremoto devastante da quello che è stato una scossa rispetto a quell'Aquila. Allora, per esempio anch'io di fare la battuta, rivolta ovviamente al centro-sinistra, dicendo prima di il debito me l'ha lasciato, diciamo, ma la giunta del Turco. Il debito mi ha lasciato una regione fallita. Sì. Regione canaglia, non è che me l'ha lasciata qualcun altro. Posso parlare? Basta, adesso basta. Adesso lui mi ha interrotto. Lo so, però basta. Con la grazia di un sorriso spaventato da casa non capisco. Bene, fammi dire allora. Allora, no, primo preoccupato, sorriso preoccupato, ma non per l'esito delle elezioni, per l'Abruzzo, per la contiguità che il tuo discorso sulla mobilità io so, perché me l'hanno fatto sempre gli stessi soggetti e sono gli stessi soggetti che prima di me non avevano regole e controlli, so dove va a parare. È un accertamento le contiguità, te lo assicuro. No, no, sono oggetto di lascia accertamento. Perdere il comportamento. Tu hai accertatevi. Non parliamo di questo, ma siamo oggetto penali. Di accertamento. Io auguro anche a te di essere oggetto di accertamento, potendo una volta occuparti in termini parliamo di decisioni di qualcosa che concerne la cittadinanza. Parliamo generali, di interessi generali e privati. Per quanto riguarda la visione che ho io dello sviluppo, non privati, per quanto riguarda la visione che ho io dello sviluppo, l'impresa è un protagonista attivo. Ma non c'è dubbio, d'accordo? Ma l'impresa che segue le regole. E io tu invece prometto agli abruzzesi, quando c'eri tu, non c'erano le regole, non c'erano i contratti. Fammi che dire. Vuoi difendere? Fammi vuoi dire. Portare indietro? Io sono stato sindaco di Pescara, non consigliere regionale, non assessore regionale. Consigliere regionale sei stato. Ho fatto consigliere regionale all'opposizione. Ma sei stato segretario del Partito Democratico regionale.
per un anno contro il presidente della regione. E cosa hai fatto in quell'anno con l'assessore Mazzocca, che era il tuo? Contro il presidente della regione, che hai fatto? Fai contratti o non gli hai detto lascia perdere? Non ho fatto il consulente della regione io. Ma che c'entra il consulente? Non l'ho fatto. Sei il segretario politico del Partito Democratico. Ne ho fatto l'attivo di chi da 10 anni governa la regione. Ma Mazzocca non ha fatto un contratto. Ma che stai a dire? Mo ti rispondo. Quello che voglio anche mettere in evidenza è che noi giudicheremo coloro i quali avranno responsabilità di guida delle strutture sanitarie anche chiedendo all'utenza, anche chiedendo alla comunità che vive l'esperienza del dolore. Diremo una rivoluzione, introdurremo in tutto il sistema sanitario e anche regionalista la regola della contabilità analitica ed industriale, in maniera tale che ogni flusso di spesa sia puntualmente verificato per cercare di avere contezza di cosa si tratta. Luciano, tu puoi dire tutto quello che vuoi, nel senso che migliorerà la sanità. Sono convinto che a parole tutti quanti, non ho visto mai nessuna campagna elettorale con qualcuno che non dicesse che non avrebbe fatto quello che dicevi tu o che dici tu. Il problema è che quando avete amministrato ci avete dato una regione fallita sulla sanità, avete dato una regione che era, non era più in grado di pagare i medici e gli infermieri, doveva non pagare i fornitori per tirare avanti. Oggi la sanità è in equilibrio, oggi a noi invitano l'Abruzzo, l'Università Cattolica, come ospite d'onore per relazionare su quelli che sono stati i processi di risanamento e di investimento che abbiamo fatto in sanità, migliorando anche i livelli senza assistenza. Perché poi le prestazioni cercate altrove sono semplici, sono a portata di bravura anche dei medici e delle professionalità abruzzesi, senza dire tutto quello che accade per la diagnostica, ma lo riprendiamo anche nelle piazze questo, perché l'argomento sul quale facciamo di più... Ma la sanità non aveva regole, contratti, budget, non gli facevate i contratti alle sanità private. Presidente, vorreste fare tornare, vorreste far tornare... Tu della sanità un minuto, D'Alfonso, a partire da adesso. 5 anni e mezzo per dire e fare le cose, perché adesso mi sta ostacolando la mia risposta? Perché? Perché qual è la ragione? Vabbè, ma lei risponda, fatto... invece di porgli le domande, abbiamo risponda. Abbiamo riportato l'Abruzzo ad essere una regione con orgogliosa. Ho bisogno di 3 minuti. Sta parlando da 7 minuti. Sì, ma ostacolato e con la sua sovrapposizione allora, nervosita. Risponda. Allora, io faremo in modo che la vita di un'impresa in questa regione trovi qui il massimo di attenzioni e di procedure speciali, poiché l'impresa porterà lavoro ed economia. E la ricchezza dell'impresa deve essere reddito per l'impresa, lavoro per i lavoratori e supporto sia di parola, un minuto. Ci aggiungo a quello che ha detto Luciano D'Alfonso, anche un forestale per ogni albero, come diceva Cettola Qualunque. E poi si parla in maniera superficiale di una capacità di recuperare ulteriormente, per esempio sui prodotti farmaceutici, citando una spesa che è la spesa sulla quale noi abbiamo posto a base di gara 320 milioni, gara unitaria, che prima non si faceva in Abruzzo, e chissà perché non si faceva, chissà perché ogni ASL comprava per conto, fino a quando voi avete governato accadeva così, dopodiché abbiamo fatto questa gara unitaria, e semplicemente per aver fatto questa gara unitaria da parte di tutte le ASL che sfruttasse l'economia di scala, non è che abbiamo risparmiato 40 milioni di euro come dice D'Alfonso che si risparmierebbero, ne abbiamo risparmiati 60 in 3 anni, di conseguenza è una cosa sulla quale credo che è un bignami un po' arretrato questo della scuola di regione. Cioè io ho fatto una scuola di regione sul campo, non l'ho fatta in teoria e sentendo, raccogliendo un po' di notizie e così. Ma comunque un dato importante è che oggi questa regione si può fregiare di una credibilità a livello nazionale che prima non aveva. Chiodi, siamo arrivati. Ma queste criticità rilevanti potranno essere tanto più, come posso dire, credibilmente affrontate da chi credibilmente ha operato affinché la sanità abruzzese non fosse più definita canaglia. Io sopra di me non ho nessun prepotente. La cittadinanza abruzzese, leggendo me, elegge un presidente autonomo, determinato, coraggioso, che si fa carico della responsabilità. Io non c'ho nessuno che mi ha messo la spada sulla spalla. Dopo fai non devo concordare di dai assolutamente forti. Sì. Io non solo faccio una promessa sui poteri forti, su tutti i poteri della regione devono sapere che possono contare su di i me tutti i poteri gli deboli, generali i poteri fare. Forti, gli interessi deboli e gli interessi forti. Devi io voglio una regione generali. Che recuperi ambizione, il coraggio, che sia meno spaventata. Allora, il coraggio
lo hanno io voglio una regione coraggiosa, scusi, tu lo veloce, io voglio una regione coraggiosa che sappia continuare a dire no alle lobby, ai poteri Presidente. Forti che hanno saccheggiato la sanità, Presidente. Il sistema idrico, che hanno Presidente. Saccheggiato i rifiuti, sono Presidente. Tutti con te quelli. Manteniamo vogliono il livello te, di civiltà, che sei, Presidente, valle abbia. Tu hai avuto è soddisfatto di questo 1-2 sì. Tecnicamente ha parlando. Promesso che si allontana dai poteri okay. forti. Allora, no, adesso faccio parti con poteri forti e deboli. Allora, io adesso i poteri forti vi invito gentilmente deboli. Dipende dalla forza. Vi invito gentilmente a tornare per un attimo. La notizia deve essere il merito della discussione, al di là del fatto di chi è sembrato prevalere. Non può diventare la caduta che magari rivela le calze strappate del presidente uscente Chiodi. A volte c'è questa specie di rilievo pornografico. Sto vedendo, no, perché dovessero rilievo... pensare che mi stavi criticando anche su questo. Non sono strappate le calze. Era una modalità espressiva che tra l'altro si usa per fare in modo che ci si concentri, perché vedevo che ti stavi distraendo. Quello che serve, quello che serve, ma caro perché, direttore. Perché, oh, ma parla più semplice, ma non riusciamo a capire, non riusciamo a seguire. Guarda di che cosa ha rilevato IPR 102, di Sole 24 Ore. 102, sono stato il primo in Italia per aumento del gradimento. Lo sai, a proposito del Sole 24 Ore, cosa ho trovato in regione quando entrai? Un contratto col Sole 24 Ore per uno speciale sanità del cavolo. Lo ha fatto adesso il sindaco di Pescara in uscita. 250.000 euro l'anno. Come dissi il presidente stop in uscita. A questa cosa che il centro-sinistra aveva stipulato, ovviamente col Sole 24 Ore non ci parlavi però più adesso tanto. Se tu contribuisci alla vita di Suiz, fai una promessa di non comprarti non con solo. I soldi degli abruzzesi i sondaggi. Non solo questo. Io la vostra credibilità si fonda sulle chiacchiere. E tu sei un maestro di chiacchiere, ma questo gli abruzzesi lo sanno. Hai sforato... Di... E appunto, e siccome questa volta, per la forza della prima volta, rischi di perdere un'elezione, e stai molto agitato. Ma tanto, ormai stanno arrivando i risultati. Tra poco i cittadini abruzzesi sceglieranno. Ecco, fermatevi perché temo sempre che poi esca sempre qualcosa di sondaggio che non deve uscire. Quindi... No, ma io ho fatto il sindaco di Pescara. Votato e rivotato, non ho mai perso un'elezione, così come accadrà c'è sempre una prima volta. Io non lo so se ci sarà questa mia prima volta. Secondo me sarà la tua seconda volta, te lo dico io che sarà così. Quello che invece mi preme tra di noi non ha senso, in evidenza, lasciamo parlare gli abruzzi. Sì.